Comunicazione sulla legge di stabilità. Rete scolastica piemontese. Mattarella al Sacrario di Coazze. Nella seduta del 3 novembre il Consiglio regionale ha approvato il piano sulla programmazione della rete scolastica per l'anno 2016-2017. Su richiesta delle minoranze, il presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino, ha poi svolto una comunicazione sulle ricadute della legge di stabilità sugli enti locali. Al termine della comunicazione si è aperto un ampio dibattito. In copertina! Nella legge di stabilità si prevedono per il 2016 tagli alle regioni per 9 miliardi e mezzo di euro, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle regioni. Lo ha dichiarato il presidente Chiamparino nella comunicazione richiesta dalle opposizioni sulle ricadute del provvedimento nazionale sugli enti locali. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con intervento delle forze politiche presenti in aula nella seduta del 3 novembre. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il piano sulla programmazione della rete scolastica per l'anno 2016-2017. Il documento fissa indirizzi e criteri generali per l'autonomia degli istituti scolastici, per i punti di erogazione del servizio, per il dimensionamento delle scuole piemontesi e per i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Positivo che vengono confermati tutti i criteri di salvaguardia anche dei piccoli plessi delle realtà montane o a marginalità geografica. Positiva la volontà di mantenere un canale di dialogo forte e di concertazione col sistema delle autonomie locali. Questa delibera vuole anche essere però il momento in cui si mettono in risalto alcune criticità che andranno discusse col governo, quindi col piano nazionale. Penso al numero insufficiente di dirigenti scolastici per garantire piena funzionalità a tutte le autonomie, penso all'adeguatezza degli organici per rendere poi vive effettivamente le diverse scuole, che sono circa 4.300 in tutto il Piemonte. Il dimensionamento scolastico è un tema importantissimo per il nostro gruppo, legato soprattutto alla numerosità dei comuni piemontesi, spesse volte piccoli, spesse volte montani, piccoli plessi che ovviamente sono la vita di questi centri, che chiediamo ovviamente vengano mantenuti. L'altro aspetto importantissimo per il gruppo di Forza Italia è la parità di trattamento rispetto alle scuole paritarie, che sono tantissime, ovviamente all'oltre panorama scolastico, quindi parità di trattamento sia come piani per l'offerta formativa che come possibilità di azione educativa nei confronti delle famiglie. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Forno di Coazze, alla Fossa Comune e all'Ossario dei Caduti della Resistenza dell'Alta Val Sangone a 70 anni dalla sua realizzazione. Durante la cerimonia sono stati letti i nomi dei caduti ed è posta una corona d'alloro. Il presidente aveva partecipato al Lingotto di Torino il giorno precedente all'assemblea dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI.